La seduta del 17 dicembre. Seduta straordinaria sul lavoro. Esercizio provvisorio. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 17 dicembre sono state illustrate in aula dall'assessore competente le politiche della Giunta contro la disoccupazione e per promuovere il lavoro. Nel pomeriggio il Consiglio regionale ha rinviato l'elezione del nuovo vicepresidente di opposizione in sostituzione del dimissionario Roberto Placido e ha approvato a maggioranza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale fino al 31 gennaio e la modifica dell'addizionale IRPEF. A larghissima maggioranza è stata adottata la deliberazione sul bilancio di previsione 2014, triennale 2014-2016 dell'Assemblea regionale. La seduta si è chiusa con l'approvazione a maggioranza di un ordine del giorno presentato dalla Lega Nord per favorire la realizzazione dell'inno del Piemonte sulla base di un brano di Gipo Farassino. In primo piano. Si è svolto il 17 dicembre, su richiesta della Giunta, un consiglio straordinario per illustrare quanto la Regione ha messo in campo negli ultimi tempi per la tutela e la promozione del lavoro. La seduta è stata aperta dall'intervento del Presidente della Regione Roberto Cota, poi l'assessore al lavoro Claudia Porchetto ha illustrato le politiche sul lavoro, in una fase nella quale il Piemonte ha raggiunto un tasso di disoccupazione del 9,8% contro l'8,6% del 2012. È poi seguito un dibattito durante il quale sono stati presentati numerosi atti di indirizzo, discussi e votati nel proseguimento della seduta straordinaria il 19 dicembre. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il 17 dicembre 2013 l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per il 2014 fino al prossimo 31 gennaio, accogliendo l'emendamento proposto in prima commissione dalle forze di opposizione. Approvate anche le modifiche all'applicazione dell'addizionale IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata per scaglioni di reddito. Siamo una delle poche grandi regioni italiane che non approveranno il bilancio di previsione entro il 31-12 di quest'anno, nonostante avessimo una sessione di bilancio che avrebbe consentito a questa maggioranza e a questa giunta di farlo. Ricorreremo all'esercizio provvisorio per il terzo anno consecutivo e siamo una delle regioni italiane che aumenteranno l'IRPEF, quella regionale, in maniera da pesare moltissimo sui redditi più bassi. Questo francamente è inaccettabile per una maggioranza che ha vinto le elezioni proponendo di ridurre le tasse. Inevitabile il ricorso al bilancio provvisorio di esercizio, in quanto l'incertezza giuridica e normativa che proviene dal governo e riferentesi anche alla situazione complessiva consiglia evidentemente di andare cauti nell'approvazione del bilancio per evitare un bilancio che poi debba essere eccessivamente modificato. Quanto alla aliquota IRPEF, occorre ricordare che quello che succede oggi è figlio di un passato riferentesi al governo Bresso, che ci ha creati molti problemi da un punto di vista economico-finanziario in questi 3 anni e mezzo, sia sotto il profilo della finanza sanitaria che sotto il profilo della finanza complessiva. In una pausa dei lavori d'aula, il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba con l'assessore Gianluca Vignale e numerosi consiglieri hanno ricevuto una delegazione della Confederazione Italiana Agricoltori Piemonte. L'Associazione di Aziende Agrituristiche e Turismo Verde, della CIA, ha presentato 700 firme di titolari di agriturismo che chiedono di proseguire l'iter della proposta di legge sul settore in discussione nella Commissione Agricoltura da più di un anno. Un tavolo di confronto con l'assessorato all'ambiente per chiarire i contenuti della proposta di regolamento regionale sulla disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica e quanto emerso durante la riunione del Consiglio delle Autonomie Locali avvenuta il 18 dicembre. La presidente del CAL, Bruna Sibille, ha anche annunciato la richiesta di un incontro con l'assessore al bilancio, Gilberto Pichetto, affinché sia fornita un'indicazione puntuale delle risorse del bilancio 2014 destinate alle materie di competenza locale.